stata una decisione presa dal presidente, anche dal responsabile dell'area tecnica, per dare una scossa un poco per queste ultime 4 giornate. Non sono stati giorni semplici quelli attraversati dal Bisceglie. Il KO di Catanzaro, il quarto di fila in campionato, ha lasciato in eredità scorie e portato la dirigenza a una scelta sofferta quanto meditata: l'addio con mister Aldo Papagni e con il ritorno in panchina di Giovanni Bucaro. Non si discute il valore di mister Papagni, come io non discuto il valore di Giovanni Bucaro. È stato un momento un po' particolare. Speriamo che questo cambio di rotta possa dare delle motivazioni in più ai giocatori e anche un poco che la dea fortuna ci. 9 i punti messi insieme dal Bisceglie in 12 partite nell'era Papagni, che era tornato alla guida della squadra della sua città inizio febbraio, rilevando Bucaro dopo il KO contro la Cavese. Il direttore generale Paolo Tavano cerca di guardare oltre, con 4 partite all'orizzonte che determineranno la posizione finale del Bisceglie, oggi penultimo a quota 24 in classifica, con la consapevolezza di dover passare per i play-out. Noi ce la metteremo tutta perché, insomma, i calciatori sono loro i primi anche che ci tengono a questa salvezza, come ci teniamo noi, tutta la dirigenza, tutta la città. La testa è già al prossimo impegno di campionato, domenica alle 17:30 al Ventura, nel derby contro la Virtus Francavilla. Carico, ci tiene anche lui a questo obiettivo che è quello della salvezza. Ora speriamo che questa carica la possa trasmettere bene anche ai calciatori e chissà c'è una svolta diversa già da domenica prossima con Francavilla. Di fronte il Bisceglie avrà una squadra che ha beneficiato della cura Colombo in panchina e che confida ancora in un piazzamento playoff. Guai, ammonisce Tavano, ad aspettarsi un avversario rilassato. Una società seria, una società che ogni anno arriva ai playoff, ha un'ottima dirigenza, però giocatori che hanno fatto adesso si sono rimessi con l'avvento di Mister Colombo, si sono dati una mossa importante. No, noi dovremo fare la nostra partita, sarà una battaglia, ma comunque noi dobbiamo giocare, non facciamo più regali a nessuno e ci auguriamo anche che il risultato possa essere a nostro favore.